Oltre alle tradizionali finiture monocromatiche, lucide e opache, nel tempo hanno trovato spazio in molteplici applicazioni anche altri tipi di finiture, come ad esempio le finiture metallizzate, particolarmente gradevoli dal punto di vista estetico e ottenute per miscelazione a secco di polveri con pigmenti metallici o micacei. Le finiture ad effetto strutturato, altre gradevoli variazioni dell'aspetto estetico dei film di vernici in polvere, sono ottenibili modificando la struttura del film stesso, che può assumere effetti raggrinzati, bucciati e venati. Effetti marezzati, ottenibili miscelando più polveri colorate, dando origine ad una puntinatura multicolor. Da circa 15 anni si riproducono effetti e finiture che replicano le venature di materiali naturali, come ad esempio il legno e il marmo. Oggi queste finiture rappresentano una grossa fetta del mercato e sostanzialmente si ottengono con due tecnologie. La sublimazione, che consiste nel riprodurre qualsiasi effetto o disegno precedentemente ottenuto su film su una base o fondo di contrasto in polvere già polimerizzato. La tecnica sfrutta la proprietà di sublimazione di alcuni inchiostri che riescono a penetrare nel film di vernice in particolari condizioni di temperatura e pressione. L'altra tecnologia, denominata polvere su polvere, consente di realizzare le decorazioni con diversi metodi. In pratica, su una prima mano di fondo, polimerizzata parzialmente, si applica una seconda mano di diverso colore, che con opportuni mezzi assume il disegno definitivo. I due strati di vernice vengono infine polimerizzati secondo le indicazioni del fornitore.